E ciao belli, benvenuti da Edvisi. Guardatevi il click, mi piace, commentare e iscriverti. Per te semplicemente un click, per me è un grandissimo segno di gratitudine. Siamo su Minecraft che sta dando il mio numero di telefono, Minecraft di merda. E continuiamo con la nostra fottuta avventura. Allora, siamo nell'acqua con la mela nella mano destra e un'ascia nella mano sinistra, non so per quale fottuto motivo, almeno non me lo ricordo. Se continuo a dire fottuto motivo, vinco un premio, un fottuto premio. Dove siamo? Ah, è vero! Sì, perché stavo cercando un buco dove andare a mettermi per non scavare, però mi sa che non lo trovo. Wow, quante mucche! Però mi dicevo, mi sa che non lo trovo, perché l'ultima volta lo cercai e mucca! E non lo trovai. Quindi sapete che facciamo? Torniamo a casa e il dungeon ce lo facciamo noi. Mi fa malissimo la mano perché prima ho sbattuto, mi fa malissimo. Numero di telefono, Minecraft di merda! L'ho sbattuta nello spigolo della scrivania e mi fa un cresto di male. Coordinate, devo fare 300-300. Quindi, di qua manca. Io queste coordinate non le capisco mai. Ah, sì, ok, di qua. Stanotte, anche se non c'entra niente col gameplay, non ho dormito per niente. Mi sono addormentato alle 10 di sera. Mi sono svegliato alle 3 di notte con gli occhi a palla, così sveglissimo, così. Sono tipo un'ora a dire ok, mi addormenterò. Niente, non c'è stato verso. Ho pensato a tutta la mia vita e non c'è stato verso di addormentarmi. Una cosa che detesto quando succede perché vorrei dormire. Sarà perché ieri ho giocato a Dark Souls 3 per la prima volta e mi ha così influenzato quel gioco che l'unica spiegazione del perché non sono riuscito a dormire è perché solitamente non accade. Quindi io voglio invitare la gente che mi guarda a denunciare From Software per problemi di questi tipi. Grazie, From Software, che non fai dormire le persone. Ma questo l'ho fatto io, sta cosa? Ah no, era già così. È stranissima. La cosa più odiosa quando si gioca in single player è praticamente spawnare in questa zona, che è un casino da costruire per la casa, e non vuole usare le coordinate per ritrovare casa proprio. Quindi la bussola ti indica la zona in cui sei spawnato ed è in mezzo agli alberi. E voi per costruire una merdina in mezzo agli alberi dovete distruggere tutto a meno che non fate la casa proprio sull'albero. Che è figo, non so perché non ci ho mai pensato. Effettivamente mi è venuto adesso in mente e lo farò una volta. Lo farò, costruirò una casa sopra a un albero. Una volta, intanto prendo questi che, come avete consigliato, li metto per non cadere nell'acqua mentre coltivo e raccolgo il grano. Una volta dicevo, in un server, mi è successo che praticamente sono andato lontanissimo dal punto spawn e per non far trovare la casa ai miei nemici, tra virgolette, comunque la gente che poteva griffarmela, perché non c'era la cosa di claimare quel territorio, quindi potevano tranquillamente distruggermela, ho fatto una casa sottoterra, sopra ci ho messo un albero, proprio sopra a casa mia c'era la botola che non si vedeva, e vicino tipo tutte queste robe qui, no? Tipo, mettete conto, la casa stava qua, la botola, però di fianco ci stava tutto il terreno, quindi per entrare in casa bisogna fare un passaggio segreto fighissimo. E infatti ero convinto che mi trovassero, dopo 10 minuti che avevo sloggato, sono loggato, la casa non c'era più, era tutta griffata. Ho scritto vaffanculo in un cartello, è stato bruttissimo, mi sono sentito ferito tantissimo. Oddio, questo è una roba per la strega. Però qui ci sta la strega in questa casetta. Oddio. E lei? Cos'è? Cos'è una testa? Non capisco. Aspetta, ci entriamo. Da dove si entra? Ci facciamo un'entrata personalizzata. Ah no, non è una, è un vaso! Oddio, l'ho convinto fosse una testa. Ma convinto, proprio convinto. E quindi niente, dicevo che conosco un sacco di persone, anche amici miei, che praticamente gli piace un sacco giocare ai server vanilla perché adorano cercare case e griffarle. Io non so per quale motivo, o quella degli altri, io non so per quale motivo, se è un essere sadici, cosa. Non lo so, a voi piace farlo, cioè nel senso, le vostre priorità quando entrate in un server popolato, meno popolato, comunque un server semi grosso, non vedete anche voi l'ora di andare lì per griffarlo? Perché, cioè, a me personalmente, non mi viene mai sta cosa, cioè mai. Penso che il karma mi si ritorca sempre contro. Infatti non ho mai griffato niente e me l'ho sempre griffato, il karma non funziona. Ragazzi, ho trovato forse una cavernetta. Una cavernetta già scavata. Proviamo? Tanto siamo vicini a casa. Sì. Sì. No, no, no. Scheletri! Merda. Col fatto che non si può più spammare
È diventato un po' più complicato ammazzare gli scheletri. Comunque sì, mi sa che abbiamo trovato una caverna. No, non abbiamo il carbone. Ah, ecco qua. Ecco ragazzi, è fatta, credo. Spero. Ho bisogno pazzesco di certi materiali. Ma quindi se io tipo metto il piccone qua, posso scavarci? No. Va bene, scusa. Sapete che ancora non capisco come funziona il dual wielding? Ah, ma ci abbiamo 38 torce! Non l'avevo viste. Allora, vediamo un po' che c'è qua dentro. Dicevo che ancora non capisco come funziona il dual wielding. Perché posso equipaggiare solamente lo scudo? Perché sennò non funziona? Poi adesso. No, niente, mi tocca. Ecco, metterlo qui e cambiare proprio arma. Quel ragno. Cos'è? Oddio! Sono cagato! Allora, non vorrei che la caverna finisse subito. Spero di no. È pieno di scheletri da sta cazzo di minchia, scheletri di merda. Oh, ma quanti. Madonna, sono ancora abituato a spammare le skill, però non funziona se spammi. Meno male. Ma si sono ammazzati fra di loro! Si sono ammazzati fra di loro, gli scheletri! Hanno avuto un disguido. Bisogna solamente prenderci il ritmo per farlo. Ok. Pieno, cavolo, già ha visto che sono un po' di mob. Ok, zombie. Il problema è che mi sta spaccando è creeper. Aspetta, faccio scoppiare il creeper così scoppia insieme ai zombie. Creeper, scoppia. Ok. Oh, ma è ancora vivo questo. Ho visto che consuma anche un sacco di fame skillare. Ragazzi, la caverna che cercavamo l'abbiamo trovata. Pure un botto enorme. Però ancora ferro niente. Carbone sì, ma ferro no. Ferro dovrebbe trovarsi tranquillamente. Perché comunque si trova tranquillamente. Solo che io non ne sto trovando manco un pochettino. Allora, chiudiamo il buco d'acqua. Ok. E non ci sta manco un po' di ferro. Oh, ferro! Dove sta il ferro? Di qua? Maybe. Listen a story. Maybe it's the last chance. Cos'è là sotto? Cosa c'è? Illuminato. Ah! Ecco perché è illuminato. Perché siamo fuori. No, ma quindi è finita? Vabbè, pure lo scheletro qua. Pensavo fosse molto, molto più grande. Finita. Eh sì, raga. È finita la caverna. Niente, torniamo a casa. So che non è saggio tornare a casa di notte. Però noi ce ne sbattiamo e se moriamo io mi taglio un orecchio. Perché a questo punto ci conviene fare appunto la miniera sotto casa nostra. La schieriamo tutta per bene, facciamo tutto sotto. Anche se inizialmente nel primo gameplay, se vi ricordate, primo o secondo gameplay, dissi che non mi allettava l'idea. Perché preferivo trovarle già scavate le caverne. Anche per questione proprio di esplorazione di tutto quanto. Però a sto punto, oddio, c'è un Enderman che mi guarda male. Non guardiamolo. Trovo sempre un po' d'ansia gli Enderman. Il creeper in acqua non fa danno. Ah, no, 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 no. Scheletri in acqua vuol dire morte. Cioè, scheletri, se tu sei in acqua e gli scheletri ti skillano, vuol dire che muori. Cioè, proprio non puoi salvarti. Muori, crepi. In modo brutto. Hanno messo che gli scheletri si ammazzano a vicenda se si colpiscono con le frecce. È fantastica sta cosa. Siamo a casa. Ok, siamo a casetta. Ammazziamo lo scheletro che è convinto di ammazzarci. Mettiamo le ninfea. Ninfee, come si dice? Qui. Sì, proprio disordinatissime, non importa. Spero che ci bastino. Potrei mettere anche meno in realtà. Però visto che ce ne sono tantissime in giro. Eh? Che dite? Almeno così quando prendiamo la roba, il grano non cadiamo sott'acqua. È comodissima sta cosa. E va bene ragazzi, io per questo episodio vi saluto. Ci becchiamo al prossimo. Vi ringrazio moltissimo per la views. Ciao belli!